Benvenuti amici di MobileOS, quest'oggi stiamo vedendo questo Versus tra l'HTC One M8, il Samsung Galaxy S5 e il Nexus 5. Tutti quanti equipaggiati dal processore Snapdragon, l'800, la versione diciamo precedente sul Nexus 5, l'801 su Samsung e M8. Entrambi montano 2 GB di RAM, entrambi montano 16 GB di ROM con espansione però tramite microSD per Samsung e per M8. Concezione delle fotocamere diverse, 16 megapixel quindi maggiore qualità per Samsung, doppia fotocamera con profondità di piani e più effetti nelle foto con doppio flash LED per HTC One M8, fotocamera direi classica da 8 megapixel con flash per il Nexus. Già che stiamo parlando di fotocamera, direi andare subito in camera, vediamo un po' le differenze. Camera, per quanto riguarda Samsung, direi non è cambiata più di tanto, abbiamo sempre i classici effetti sulle foto. Direi che la cosa più importante che è cambiata è questa, cioè la dimensione delle foto a 16 megapixel e la possibilità di registrare video in Ultra HD. Per il resto siamo praticamente siamo lì. Per quanto riguarda le foto, direi che Samsung mi sembra essere tra i tre il migliore dal punto di vista della qualità delle fotografie, ottime foto di giorno, ottime foto di notte, buona qualità nelle macro, poi metterà tutte quante queste foto direttamente sul in articolo. Per quanto riguarda invece M8, la possibilità di scattare foto con zoom, la possibilità di utilizzare il doppio flash con la luce con la cattura da luce particolare da parte dei sensori dell'ultra pixel di HTC, che permette di fare delle foto in notturna davvero interessanti e molto carine, delle ottime macro, mi hanno convinto, buone, e anche delle discrete, più che discrete, foto in buone condizioni di luce, e devo dire che mi hanno convinto le foto anche utilizzando l'HDR, che funziona molto molto bene. Per quanto riguarda invece il Nexus, andiamo subito in galleria. Galleria che ci presenta delle foto che hanno una qualità secondo me inferiore rispetto agli altri due dispositivi, comunque buona, ma comunque scusate il gioco di parole, ma inferiore. Foto in notturna che non sono eccellenti, non sono malvagie, sono mediocri, questa è la qualità. Per quanto riguarda la camera, devo dire camera con poche possibilità di personalizzazione, qualche particolarità riguardante la panoramica, la sfocatura dell'obiettivo video, ma devo dire software della fotocamera davvero misero per quanto riguarda Nexus. Per quanto riguarda invece HTC, possibilità di fare zoom, possibilità di utilizzare video, foto nella foto, autoritratto, panorama e tutta una serie di feature che abbiamo realizzato in un focus particolare, vi abbiamo fatto vedere e andrò a rimettere anche in questo articolo perché sicuramente è particolarmente interessante. Detto questo, andrei a fare allora il test del GPS, lo facciamo partire. Provo a farlo partire perlomeno sulla stessa, vediamo un po' dove l'ho messo, eccolo qua, GPS, provo a farlo partire anche di qua, un attimino dopo diciamo partirà il Nexus, vediamo un po' come si comporta. Nel frattempo parliamo di batteria che è a vantaggio di HTC One M8, secondo me dura dalle 2 alle 3 ore in più, anche qualcosina in più rispetto a S5, rispetto al Nexus, e in genere mi riesce a portare sempre fino a tarda serata. Guardate già da questa immagine che possiamo vedere la differenza tra i neri che ci sono molto più profondi sul Samsung rispetto all'HTC e al Nexus 5. Vediamo, ok, il GPS è disattivato, qua mi dice scusate non mi sono accorto, stavo parlando e quindi l'ho lasciato fare, quindi Samsung è partito con notevole ritardo, vediamo però se riesce lo stesso a recuperare. HTC ha trovato 18 satelliti, Nexus pure, 25 per quanto riguarda il Galaxy, vediamo un po' chi arriva prima. Nel frattempo vi dico anche che buona ricezione, però l'M8 secondo me ha qualcosina in più, soprattutto dal punto di vista delle via voce, ci sentono davvero molto molto bene dall'altra parte e noi li sentiamo benissimo, audio perfetto. Per quanto riguarda il Nexus, buona ricezione, magari dai tre forse è quello che mi ha dato meno garanzie. Il GPS che sembrerebbe funzionare meglio sul Galaxy S5, mi sembra ancora si aggancia, ma mi sembra essere il più rapido questo punto di vista. Siamo in casa, quando usciamo fuori però non abbiamo davvero nessun tipo di problema di aggancio con nessuno dei tre prodotti.
Bene, detto questo, allora, già che abbiamo parlato di voce, di audio, quindi direi di andare a fare questo test audio. Allora, direi quindi di andare, vediamo un po' se riesco a trovare questo qui. Musica, facciamo partire questa canzone. Ok, direi allora di far partire la stessa canzone sul Samsung. Andiamo quindi, va bene pure anche questo, direi che va bene per far sentire la canzone. Per quanto riguarda invece il Nexus, andiamo a sentire un'altra canzone, no, questa qui. Ma direi che non serve ascoltare più di tanto sul Nexus, visto che l'audio è nettamente superiore sull'M8 e poi abbiamo a seguire l'S5 e il Nexus, che l'audio, devo dire, crea diversi problemi da questo punto di vista, specie in viva voce. Bene, detto questo, direi allora di andare a parlare di browser, vediamo se riusciamo a far partire The Verge su tutti e tre. Ok, ho già aperti prima. Facciamo partire prima il Nexus, poi l'S5 e poi l'M8. Vediamo chi arriva prima. Il Nexus è partito qualche secondo prima ed è già arrivato. Poi giustamente arriva l'S5 e arriva l'M8. Guardate come sono fluidi. Forse l'S5 è qualcosina in meno rispetto agli altri due, però vedete? Sì, devo dire che l'S5 ha una fluidità leggermente inferiore rispetto agli altri due. Browser che però funzionano abbastanza bene, diciamolo con molta franchezza, però su S5 funziona un pochino meglio. Bene, detto questo, allora direi di andare a parlare un po' di schermo. Andiamo quindi nelle varie foto di test che vi faccio sempre vedere. Vediamo di ecco qua, le abbiamo trovate. Vediamoci uno schermo bianco sull'HTC, andiamo a vedere lo stesso schermo bianco anche sull'S5. Andiamo un po' a trovarlo. Eccolo qua. E poi andiamo a fare la stessa cosa anche sul Nexus. Eccolo qua, quindi questa è la differenza che c'è. Devo dire che il bianco che mi convince di più è quello dell'M8, poi devo dire pari merito quasi per l'S5 e per il Nexus. Volevo far vedere anche lo schermo nero e così vediamo anche i neri. Neri che sono davvero fantastici guardate che differenza, fantastici sull'S5, poi arriva l'M8 e poi arriva il Nexus. Bene, detto questo, direi allora a questo punto giusto di fare un'ultima prova andandoci a vedere una foto colorata, giusto per vedere un po' come i dispositivi visualizzano i colori. I colori sono visualizzati, devo dire, più o meno allo stesso modo, forse i colori sono un po' più vivaci su S5, poi direi leggermente un po' meno vivaci su M8 e ancora meno, sicuramente più sbiaditi, ma direi forse anche un po' più fedeli alla realtà per quanto riguarda il Nexus. Queste sono le differenze per quanto riguarda gli schermi. Direi che abbiamo detto un po' tutto, direi di dire anche allora
Qual è il risultato che abbiamo raggiunto su AnTuTu? Praticamente qua sono quasi gli stessi e 10.000 punti in meno invece per quanto riguarda il Nexus. E allora, questa differenza, diciamo che in effetti si vede, mi sembra che siano un po' più scattanti, un po' più potenti il S5 e l'M8, però la fluidità di Android Stock poi fa recuperare un po' di punti al Nexus. Direi quindi di chiudere il nostro discorso andando a provare GT Racing 2. Quindi lo facciamo partire prima sul Samsung, andiamo a giocare con il Samsung, poi andremo a giocare con gli altri dispositivi. Anzi, magari facciamo una cosa, facciamo partire lasciamo così, facciamo partire poi insieme i dispositivi, facciamo quindi aprire anche il gioco all'M8, abbassiamo un po' il volume, altrimenti non ci sentiamo. Quindi ecco che siamo pronti a partire con tutti e tre, li facciamo partire quasi contemporaneamente, vediamo un po' chi arriva prima, facciamo anche questa prova. Sono arrivati praticamente in contemporanea. Stoppiamo l'S5, stoppiamo l'M8, partiamo con il Nexus. Nexus molto leggero, quindi molto maneggevole, davvero facile giocare con questo dispositivo. Direi massima fluidità, nessun tipo di problema, riusciamo tranquillamente a giocare, a sterzare e siamo davvero su ottimi livelli, ottimo anche il pannello Full HD del Nexus. Prendiamo invece l'M8, vediamo un po' l'M8 come se la cava. Partiamo, alziamo leggermente il volume. Direi anche l'M8, nessun tipo di problema, lo schermo anche qui fantastico, ottimo questo Full HD, ottimo i controlli, nessun tipo di problema, assolutamente nessun tipo di problema. Perfetto, quindi giocabilità fantastica anche sull'M8, vediamo ora l'S5, siamo partiti, eccoci. Devo dire anche l'S5, ottimo lo schermo, piacere giocare su questi dispositivi per la ottima qualità video che troviamo e devo dire buona anche la fluidità sull'S5, devo dire nessun tipo di problema, guardate come riesco a controllare ottimamente la macchina, tolto qualche mia proprietà di guida non proprio al massimo. Bene, quindi tornando dietro con la camera, andiamo un po' a fare le nostre considerazioni finali che saranno fatte anche andando a considerare un attimo le impostazioni dei due dispositivi. Innanzitutto abbiamo questi toggle differenti tra l'interfaccia di Samsung rispetto a quelli di HTC e di Nexus, che riprendono molto lo stile di Android. Nexus è normale, ha Android puro, infatti andando sulle informazioni del telefono abbiamo Android 4.4.3 sul Nexus. Invece sul Samsung abbiamo la versione Android 4.4.2. E invece sull'HTC One abbiamo anche in questo caso la versione 4.4.2 con l'HTC Sense 6.0 che porta a quelle fantastiche sblocchi o gesture che si possono fare al telefono bloccato che abbiamo già visto nella recensione completa del dispositivo, più naturalmente tutte le rivisitazioni anche di Blind Feed e una fluidità sempre ottima per quanto riguarda la Sense. Quindi, cosa dire a questo punto di questi telefoni? Ricordando che l'M8 e l'S5 leggono anche chiavette, che l'S5 ha anche la certificazione di resistenza ad acqua e polvere. E quindi cosa possiamo concludere alla fine di questo nostro test? Abbiamo visto come un vero e proprio vincitore assoluto non c'è. Qualcuno può eccellere in qualcosa, qualcuno in qualcos'altro. Direi che il Nexus 5 eccelle soprattutto per l'Android puro, per la rapidità del sistema operativo, di come è implementato sul Nexus e per il rapporto qualità-prezzo e per la bellezza, secondo me, dei materiali e del dispositivo stesso. S5 ha dalla sua una qualità fotografica davvero eccelsa, la classica TouchWiz di Samsung alla quale siamo abituati e che comunque funziona abbastanza bene, e comunque il browser è migliorato rispetto alle versioni precedenti. M8 dalla sua una Sense 6 fantastica, dei materiali che sono eccezionali, una camera doppia con flash LED, doppia flash LED migliorata, secondo me funziona molto meglio.
Soprattutto il doppio flash LED ha migliorato molto gli scatti in notturna e ha un audio fantastico, una fluidità fantastica e un browser eccezionale. Quindi, se dovessi dare io un vincitore tra questi, posso sbilanciarmi sull'M8 per il numero di elementi in cui eccelle. E quindi secondo me potrebbe essere lui il vincitore, ma poi naturalmente dipende dalle esigenze. Se io voglio un telefono che mi faccia delle foto davvero eccezionali, magari punterei sull'S5 o magari se sono più abituato a usare la Touch Wiz di Samsung. Se magari vorrei un telefono con un ottimo rapporto qualità-prezzo, con foto discrete, con ottima fluidità browser e quant'altro, magari con un audio un po' sottotono, ma magari posso anche passarci sopra, direi che punterei chiaramente sul Nexus 5. Direi quindi che è tutto per questa nostra particolare versus con questi tre dispositivi. Direi che è tutto. Ci vediamo alla prossima su mobileos.it. Un saluto a tutti da Mauro degli Innocenti. Ciao.